Ormai io sono stanchissima, letteralmente, madonna mia. Comunque, io alla fine oggi è solo lunedì e volevo filmare la giornata con voi, appunto, del primo giorno in palestra, a raccontarvi un pochettino, insomma, com'è andata, se è andata. E sono stanchissima, a dire la verità, vabbè. Cioè, ci sono stata in università, nonostante ci siano solo state 4 ore di lezione su 8 che ne dovevamo avere, sono state pesantissime. Secondo me se avessimo fatto proprio tutte le lezioni oggi, io non lo so a che ora sarei arrivata viva. Fatto sta che ci sono dei problemi, sono saltate appunto 4 ore di lezione. Stamattina, oggi pomeriggio, quindi sono tornata prima a Milano. Meglio perché appunto non ho trovato traffico, ho trovato parcheggio sotto casa, insomma, cose così. Comunque stamattina sono riuscita, ce l'ho fatta. Vi dico la verità. È una settimana di prova perché io mi sono iscritta l'altro ieri, che era tipo il 25 di gennaio. Volevo effettivamente vedere se ce l'avrei fatta la mattina presto ad andare. Devo dire che mi piace il fatto di andare la mattina presto perché comunque sia non trovi nessuno. E questa è proprio una cosa, cioè la cosa classica che mi piace, proprio del fatto che appunto non trovi nessuno, c'è poco casino, hai quasi tutto a tua disposizione per te, insomma non è che iniziano le lezioni, che ci sono corsi o cose del genere. Ho calcolato anche un attimo le distanze perché io sono dovuta uscire da casa, perché comunque vado praticamente una palestra vicino all'università, anche perché appunto c'è col fatto che anche il mio moroso è delle zone monzesi, appunto ho detto vabbè, ci iscriviamo insieme, andiamo, se riusciamo a trovare un giorno a coordinarci in base ai suoi orari e ai miei e gli impegni eccetera. In teoria io comunque ci metto tipo la mattina presto, se parto alle 7:15, alle 7 sono lì, cioè assurdo, e più che altro che non trovo nessuno, quindi è veramente perfetto. Ero super contenta, ero super presa, cioè veramente, poi non mi sono messa a filmare più di tanto perché avevo un po' le ore contate, cioè veramente avevo le ore contate. Io sono entrata a palestra proprio che ho iniziato la corsa alle 7:10 fino alle 7:40 che mi sono segnata, cioè mi sono messa la sveglia appunto nel cellulare, sono andata a farmi la doccia, tutte le 8 ero fuori e alle 8:30 avevo parcheggiato, quindi sono arrivata in università come arrivo di solito praticamente. L'unica cosa in più che ho fatto è alla fine corsa e ho fatto un po' di squat addominali alti e bassi, non ho fatto più di tanto, ho fatto side plank e plank che sono i miei classici esercizi che faccio sempre. Ho un fiato che è pari a tipo zero, no vabbè zero no, però insomma devo recuperare molto fiato e... Però vabbè, sono contenta perché alla fine il primo giorno sono andata e quindi bene. Comunque stamattina non ho lavato i capelli, li avevo già lavati ieri sera perché sennò non li avrei mai asciugati in tempo. E allora, adesso vi... Cioè, dato che sto appunto registrando questo vlog, diciamo così, con il telefono, vi metto l'audio e vi faccio vedere le applicazioni, così almeno ve le faccio vedere già istantaneamente, insomma. Allora, volevo consigliarvi, se avete iPhone, ma penso che ci sia anche non per iPhone, ovviamente se avete l'Apple Watch, le attività, vabbè, la salute e questa applicazione qua, Yazio, non so bene come si legga, insomma. Fatto sta che questa applicazione secondo me è una figata perché, come potete vedere, all'interno potete inserire tipo colazione, pranzo, spuntini eccetera e vedere se effettivamente state mangiando bene. Potete monitorare anche l'acqua, vi arrivano le notifiche. Io ovviamente ho la versione base perché c'è la versione anche quella pro, però vabbè, si paga, ma secondo me anche per tenere un attimo, fare il punto della situazione ci sta. Mi piace tantissimo questa applicazione, poi tra l'altro ti tiene anche ti monitora appunto la corsa, gli esercizi. Io comunque ho fatto 30 minuti stamattina di corsa più esercizi e niente, insomma. Quindi questa era l'applicazione che vi volevo consigliare. Io dovrei anche smettermi un attimo a studiare, ma volevo anche mettermi un attimo a montare il vlog, quindi il vlog, ciao, il video haul che vi dovevo montare entro oggi. Mi sono anche fatto una tisana.
Io volevo mostrarvi che è arrivato direttamente da AliExpress, quindi direttamente dalla Cina, questo affilacoltelli che aveva prenotato Marco tipo 3 mesi fa, una roba del genere, vabbè. Poi sono passata anche in farmacia che mi sono presa la mia pillola, quindi prendo questa, non so se vi interessa, però prendo questa qui. Niente, insomma, devo... Mamma mia, ho i capelli che sono di un crespo, anche perché stamattina, vi dico la verità, cioè avevo fatto la coda alta e l'unica cosa che ho cercato di pettinarli perché comunque erano, cioè ero un po' sudata, devo essere sincera, e si sono induriti tutti, cioè non erano così sti capelli. Vabbè, sono stata anche super brava, appena sono arrivata ho svuotato le borse del pranzo, ho svuotato la borsa della palestra. Stamattina sono scesa che sembrava una scappata di casa letteralmente perché avevo 3 borsoni in mano, cioè in mano addosso su una spalla, cioè un casotto, vabbè. E niente, quindi questa è la giornata. Mi sono prefissata veramente di, anche se, cioè, se riesco ad andare una o comunque 2 volte a settimana, però mi sono prefissata appunto di andare, quindi sono contenta, mi mancava correre, vi dico la verità. Se avete intenzione di andare in palestra così presto, dovete andare a dormire presto. Io ieri comunque sono andata a letto anche abbastanza tardi, sarei dovuta andare tipo a letto alle 10:30, però sono andata a letto alle 11:30 e passa e alla fine mi sono alzata tipo alle 6:15, però alle 6:45 ero già fuori di casa, però quindi sono stata brava perché poi comunque avevo già preparato tutto, cioè, insomma, ecco. Natale, Capodanno ho studiato come una matta per dare appunto, avevo dato un esame a dicembre, poi adesso ho dato un altro esame a gennaio, un altro esame ancora a gennaio, poi comunque sono partita, sono andata via a Budapest, insomma mi sono persa di via, perciò mi mancava proprio riprendere in mano un po' la mia vita e fare il punto della situazione e sono contenta insomma, cioè so che magari è un piccolo obiettivo, uno dice vabbè però ci sta che sei tutta entusiasta, però lo sapete, cioè nel senso chi mi segue da tanto tempo, chi mi conosce da tanto tempo, io comunque ho fatto un attimo un calcolo, ma io vado in palestra da 6 anni e alla fine ci sono sempre andata insomma, a parte forse l'anno scorso veramente ho abbandonato parecchio, cioè ci andavo, non ci andavo, perché purtroppo con l'università era un po' così, non ci potevo fare niente, però alla fine mi sono detta, cioè anche se mi alleno 30 minuti, devo fare 30 minuti fatti decentemente. Non importa stare 2 ore in palestra alla fine, l'importante è allenarsi, l'importante secondo me è anche proprio inserirlo all'interno della routine. Molti si chiedono, ma come fai ad andare in palestra così presto? Tu sei tutta matta, cioè voi stesse che, ragazze che vi sento, me lo dite su Instagram, no? Ma secondo me, cioè non è tanto nel senso io non lo sento come un peso, ok? Io organizzo la mia giornata, se riesco e me la sento, cioè stamattina comunque mi sono svegliata ancora prima della mia sveglia per farvi capire. Perché c'avevo questa cosa, oh mio Dio, devo iniziare. Spero di avere questo entusiasmo sempre, però secondo me nel momento in cui entra la routine, poi a me proprio mancava correre, vi dico la verità, perché quando corro non penso a tante cose, cioè libero proprio la mente e dopo mi sento molto meglio anch'io, ok? Quindi io adesso monto il video, poi mi metto a studiare, ripeterò anche stasera, però cerco di non andare a dormire troppo tardi perché domani mattina, prima di andare a lezione, invece di andare in palestra, domani mattina devo studiare. Sono contenta, fatemi sapere se anche questi vlog molto easy peasy vi piacciono, insomma, in cui vi racconto. Cercherò di concentrare magari le giornate, cioè di farvi vedere un po' di più, lo so, però purtroppo non riesco perché sinceramente, cioè, tante volte ho una marea di roba da fare e non riesco davvero. Però, insomma, poi io comunque sia se sono a lezione, cioè non è che metto a filmare, figuratevi, ci manca solo questo. Ci vediamo domani nel prossimo vlog. Cheers.